Innanzitutto aperta significa che i cittadini possono intervenire chiedendo la parola, però in modo ordinato, cioè si chiede di parlare, non ci si può sovrapporre, perché sennò non ci capiamo. E quindi, siccome noi dobbiamo dare esempio tutti, nessuno escluso, di civiltà e di buon rapporto istituzionale, ognuno può parlare ma deve intervenire avendo chiesto la parola. Detto questo, perché abbiamo convocato di nuovo un consiglio in seduta aperta? Perché, come diceva appunto il Presidente del Consiglio, c'è un'emergenza sanitaria che è correlata al mancato ritiro, un'emergenza, diciamo, sanitaria o comunque sociosanitaria, che è correlata alla mancanza del ritiro della spazzatura. E da allora noi consiglieri ci siamo posti il problema, come tutti i cittadini, come già abbiamo fatto l'altra volta in occasione degli abbonamenti degli studenti. A proposito, scusate se faccio una divagazione, mi hanno fatto notare che girano su Facebook delle note di un ex amministratore di cui non posso dare il nome, il dottore Caltagirone, il quale praticamente sta risolvendo il problema dello sport, degli abbonamenti agli studenti. Allontana il microfono. Ora, io penso che sia una cosa scorrettissima, perché se ovviamente non hanno fatto un bilancio di previsione che avrebbe consentito di affrontare anche il dodicesimo. Se avessero normalmente fatto il bilancio, sicuramente molti problemi noi non li avremmo. Quindi non si capisce, e chiudo subito la divagazione, cioè non si capisce perché non li abbiano affrontati prima praticamente, e ora invece scrivono che li stanno affrontando. Chiusa la divagazione. Allora, tornando al discorso dell'emergenza, quindi stavo dicendo che noi abbiamo ritenuto tutti, nessuno escluso dei consiglieri, anche quelli che non ci sono, cioè di convocare questo consiglio, perché praticamente vogliamo capire anche noi consiglieri comunali per quale motivo questo comune è stato abbandonato a se stesso. Vogliamo capire perché la spazzatura non viene ritirata, e vogliamo capire per quale motivo, se ci sono eventualmente responsabilità di qualcuno o meno. E allora noi poniamo subito la prima domanda, e la poniamo anche al commissario. Ovviamente noi, sia chiaro, il commissario è una persona che è stata delegata dal Presidente della Regione per amministrare in assenza di una giunta e di un sindaco dimissionari, cioè di una giunta che è scappata di fronte alle problematiche che essa stessa aveva provocato. Quindi è chiaro che questo consiglio non ha niente in contrario o niente contro, ma ovviamente sappiamo perfettamente che il commissario non ha nessuna responsabilità in questa faccenda. Però noi siamo costretti a chiedere al commissario se possiamo sapere per quale motivo si è arrivati a questo punto. Perché poniamo questa domanda? Perché ovviamente arrivare a questo punto non è una cosa di ora, è una cosa che si è recidivata diverse volte. Cioè è tutta l'estate, già anche prima dell'estate, che si arriva a 2 settimane di mancato ritiro della spazzatura. Contestualmente noi vorremmo porre anche la domanda se eventualmente, nel caso in cui fosse lato ad aver sospeso il servizio, se è normale sospendere un servizio pubblico. E quindi noi partiremo da queste domande per cercare di capire cosa sta accadendo, perché vogliamo fare capire ai cittadini, che tante volte pensano che i consiglieri comunali decidano chissà che cosa, che noi, anche noi cittadini come consiglieri, non sappiamo esattamente per quale motivo questo è successo. E quindi vorremmo capire esattamente cosa è successo, dopodiché diremo la nostra.